Questo esperimento si chiama i zampini intelligenti. Per fare questo esperimento abbiamo bisogno di due bottiglie, una bacinella, un ago, dell'acqua e un induto. Questo esperimento si basa sulla pressione, però è coinvolta anche la forza di gravità. La pressione è una grandezza fisica scalare che si calcola come rapporto tra la forza esercitata su un corpo e l'area su cui agisce questa forza. La forza di gravità, invece, è la forza con cui viene attratto un corpo verso il centro della Terra. Per fare questo esperimento dobbiamo praticare dei fori sulla bottiglia, possibilmente allineati a diverse altezze. Successivamente travasiamo l'acqua con l'imbuto nella bottiglia forata. Appena l'acqua raggiunge i fori, inizia ad uscire. Questo perché nell'acqua, dentro la bottiglia, agisce la pressione atmosferica. Muovendo l'imbuto e chiudendo la bottiglia, però, si può vedere che l'acqua non esce più. Questo perché il volume dell'aria dentro la bottiglia non può cambiare, a meno che la sua pressione non cambi. Non appena comprimiamo una bottiglia, l'acqua inizia a fuoriuscire e si può vedere che esce più velocemente nel foro più in basso rispetto a quello più in alto. Questo perché, secondo la legge di Stevino, la pressione all'interno di un fluido aumenta all'aumentare della profondità. Si può vedere anche che quando il getto d'acqua esce dai fori risulta essere perpendicolare alla parete della bottiglia. Questo perché la pressione, secondo il principio di Pascal, si trasmette invariata tutto il fluido. Inoltre, agisce perpendicolarmente in ogni punto della parete della bottiglia. Poi l'acqua inizia a deviare per azione della forza di gravità. L'esperimento è concluso. Speriamo che questa prova vi sia stata utile per comprendere un po' la pressione all'interno dei fluidi e le varie leggi che ne derivano. Questo esperimento si chiama il miraggio dello spillo. Abbiamo bisogno di un tappo di sughero, un coltello, acqua, un bicchiere trasparente, uno spillo. L'argomento trattato è l'ottica, in particolare la riflessione e la rifrazione. La riflessione si verifica quando un raggio di luce, detto raggio incidente, colpisce una superficie riflettente nel punto di incidenza e si origina un raggio riflesso. La rifrazione si presenta ogni volta che un raggio luminoso attraversa la superficie di separazione di due mezzi con indici di rifrazione diversi. Oltre al raggio incidente e riflesso, otteniamo anche un raggio rifratto. Nei casi più frequenti i mezzi sono aria-acqua e aria-vetro. Parlando di rifrazione possiamo introdurre anche la riflessione totale. Questo avviene quando un raggio passa da un mezzo ad un altro con indice di rifrazione minore del primo. Nel punto di incidenza si originano un raggio incidente, un raggio riflesso e uno rifratto, che tende ad allontanarsi dalla normale finché l'angolo di incidenza non assume un determinato valore, detto angolo limite. All'aumentare dell'angolo limite il raggio rifratto scompare e rimane visibile solo quello riflesso. Da questi fenomeni nasce il miraggio. I miraggi sono effetti ottici spettacolari, dovuti alla rifrazione che i raggi luminosi subiscono attraversando strati d'aria con particolari condizioni di temperatura. Per fare questo esperimento dobbiamo tagliare dal tappo un disco di circa mezzo centimetro di spessore e fissare lo spillo al centro del disco in posizione verticale. Mettere il tuo braccio nel bicchiere con acqua in modo che lo spillo sia rivolto verso il basso. Osservando la bacinella da quattro differenti direzioni, ho notato che dal basso verso l'alto si vedono due aghi, uno al di sotto e uno al di sopra del tappo di sughero. Questo è dovuto al fenomeno del miraggio che fornisce un'immagine completamente ribaltata dello spillo. Dall'alto verso il basso si vedono un ago e un tappo di sughero. Dalla posizione laterale si vedono due aghi. Uno reale e l'altro è quello riflesso. L'esperimento è finito. Spero che vi sia stato utile per comprendere il miraggio. Il seguente esperimento vuole dimostrare il primo principio della dinamica. Per svolgere la prova abbiamo bisogno di qualche pedina da dama, dei libri, un piccolo carrello oppure un'automobilina. Questo esperimento si basa sulla dinamica, cioè un ramo della fisica che studia il rapporto presente tra il moto di un corpo e le forze che agiscono su di esso. La dinamica si basa su tre principi fondamentali, ma in questo video prenderemo in considerazione solo il primo principio, chiamato anche principio di inerzia, il
il quale afferma che un corpo rimane nello stato di quiete, quindi fermo o di moto, rettilineo uniforme, quindi avente una velocità costante, se su di esso non agiscono forze non equilibrate, ovvero la risultante delle forze è nulla. Per eseguire l'esperimento, dobbiamo porre all'interno del carrellino una pila di pedine. Successivamente diamo una leggera spinta al carrello fino a farlo lottare contro un ostacolo. In questo caso noi abbiamo usato dei libri. I libri rappresentano un sistema inerziale, cioè un sistema per cui vale il primo principio della dinamica, perché la risultante delle sue forze è nulla. Mentre il carrello è un sistema non inerziale, perché esso è soggetto ad un'accelerazione non nulla. Per questo, quando il carrello si scontra con i libri, tendendo a fermarsi, le pedine in esso contenute, che non sono direttamente soggette all'accelerazione, tendono a continuare il moto precedentemente avuto dal carrellino, andando in avanti. Sulle pedine agiscono le forze apparenti, che agiscono sui sistemi non inerziali, ma che non possono essere identificate con precisione. Questo fenomeno avviene anche quando un passeggero viene spinto in avanti rispetto al sedile, quando un'auto frena bruscamente. L'esperimento è concluso. Spero sia stato utile.